Da. Andava, ecco, piano piano sto per recintare qua. Tutti quanti ci è venuta la passione di tenere secchi nel giardino, vedi? Ecco, le recintate, le maglie recinte, che sono le castagne, palle di castagno, vedete, una recinzione semplice, più economica, duratura. Qui hanno fatto un maestoso recinto, questa è un'opera d'arte, bellissima. L'ingresso. Proseguiamo di qua, sì. Passa, viene la mattina e tiene di persona, da. Questo è bellissimo. Qua c'è un'auto. Vediamo un po'. Adesso ho incontrato solo un ciclista. Quant'è? 30 secondi fa, adesso no. Proseguiamo di qua. Allora, fra circa 300 metri questa strada si ricongiunge con una biforcazione, quindi ci sono tre strade. Questa è l'altra che prosegue a nord, in discesa al comune di Luco, e l'altra che va verso sud, salendo alla Petonia, di Puncato. Ecco le more, sì, è pieno di more. Qualche auto, questi sono tutti gli chalet a Ierta. Adesso qui più avanti, no, senti caldo, io in un certo naturale sento appaiare qualche cane qui sul mio lato, vedi, sono le foglie, le acciuffare, evitare le foglie di noce, vabbè, non è che sono dannose. E qui ci troviamo località Noce d'Oro, sì. Vediamo un po' la discesa qui, adesso cominciamo la discesa, sì, ma non serve da là, adesso la aspetto da là, la bicicletta va da sé, vabbè, passiamo anche da là, ecco un'altra auto, sì, più avanti la città. Gioia nel dissetarsi, il fontanile. Proseguiamo di qua, guarda poco, sulla mia sinistra c'è una strada sulla ovest che conduce in località Castagneta, la Castagneta sono al Vermentino, girando verso nord la strada, il segno di campagna si ricongiunge con una persona qua che sta camminando a piedi.